Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Siamo in compagnia di Marina Tamburrino. Ciao! Che ci aiuterà in questa canzone. Sappiamo di essere nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. E la canzone di oggi è La verità di Vasco Rossi. Dopo la sigla. Cantare in libertà. Bene ragazzi, questa canzone è formata all'inizio da quattro accordi, cioè Fa diesis minore, quindi se questo è il Do dove ci sono i due tasti neri, Do, Re, Mi, Fa, questa nota è Fa diesis, La, Do diesis, forma il Fa diesis minore, poi ci sarà il Mi maggiore, quindi Do, Re, Mi, Mi, Sol diesis, Si, forma il Mi maggiore. Poi accanto abbiamo il Re maggiore, Re, Fa diesis, La, e poi ci sarà il Si minore, quindi andando indietro, questo è Si, Re, Fa diesis, forma il Si minore. E la strofa fa così. Si imbosca tra le nuvole, rimescola le regole, nessuno sa se viene o se ne va. Non mette in mostra i muscoli, crede negli oroscopi, non guarda i film già visti, lei non ama la pubblicità. Ok, e fino qua a questi accordi. Poi c'è una parte, diciamo, del bridge dove ripete Re maggiore e Mi maggiore soltanto e fa così. E tutti li a discutere, tutti a dire chi va là, si chiede la parola d'ordine, dov'è, come si veste, quanto costa, che cos'è che faccia. Rimane sul Mi fino ad arrivare al ritornello che vede sempre gli stessi accordi in aggiunta del La maggiore, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, La, Do diesis, Mi, forma il La maggiore, e poi infine avremo un accordo nuovo che è il Do diesis minore. Quindi se questo è Do, accanto abbiamo Do diesis, Mi, Sol diesis e Do diesis minore. Ora vi facciamo sentire come fa. La verità arriva quando vuole, la verità. La verità non ha bisogno mai di scuse. La verità fa male, la verità. La verità che tutti possono sbagliare. Devi sapere da che parte stare. Do diesis minore. La verità fa male. Con il Fa diesis minore. Poi la canzone ripeterà sempre gli stessi accordi fino alla fine, resterà identica. Bene, anche questa era una canzone molto semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio Marina. Grazie a voi per averci dato una mano. Mi piace questa cosa. Vi lascio in descrizione il link su dove trovare il testo con gli accordi, la diteggiatura per entrambe le mani. E inoltre una puntata, anzi due puntate dedicate a come imparare gli accordi del pianoforte. Ciao, alla prossima. Ciao.